Buonasera e ben ritrovati a Focus, programma di approfondimento di Eventi Sicilia. Oggi parliamo del MUOS di Niscemi, lo facciamo con il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia, che saluto, buonasera, ben ritrovato a Focus. Grazie, buonasera. Il primo cittadino di Vittoria insieme al primo cittadino di Niscemi sono stati proprio ieri a Roma per un doppio incontro, un doppio appuntamento per parlare proprio del MUOS. Ci sono stati appunto due incontri in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati e al Senato invece una commissione speciale che valuta proprio quali sono, qual è l'impatto appunto delle basi, appunto degli insediamenti militari sulla salute dei cittadini e sull'ambiente circostante. Come sono andate queste due interlocuzioni? Ma devo dire che nessuno si aspettava e si aspetta che in base a delle audizioni parlamentari vengano revocate subito le autorizzazioni e si fermi la base MUOS, questo ovvio per smorzare facili entusiasmi o ironie dei soliti criticoni per dire che cosa avete ottenuto. Però non c'è dubbio che penso che da ieri la vicenda del MUOS, da una vicenda localistica di cui ci eravamo occupati, tra l'altro con ritardo purtroppo, proprio per la scarsa conoscenza e le scarse notizie circa l'installazione militare, ci eravamo occupati vari sindaci, moltissimi comitati spontanei, associazioni ambientaliste, ma tutte estremamente locali, e qua e là vi era stata qualche interrogazione parlamentare sollecitata da noi, da qualche parlamentare, alla quale non è stata data neanche giustificata risposta. Da ieri assurge un livello nazionale. Quindi tutta Italia praticamente non è a conoscenza non è di facile, non è usuale e neanche per grosse tematiche che di solito trattiamo avere la convocazione della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati con un'audizione e nello stesso tempo un'audizione presso una commissione speciale d'inchiesta proprio sui danni alla salute che possono derivare da insediamenti militari. Quindi diciamo che fa un salto di qualità l'intervento istituzionale, si pone su un livello nazionale, molto autorevole, con due commissioni importanti che da ieri si occupano della vicenda e che talloneremo, perché potrebbero essere anche che se ne occupano e poi se le dimenticano. Compito nostro sarà quello di pungolarle o di seguire l'iter e l'evoluzione che avrà la vicenda a livello parlamentare. Quindi diciamo però, un primo passo avanti è stato fatto. Però penso che sia un passo notevolissimo avanti, cioè spostiamo la cosa da Niscemi, Vittoria, Modica, Gela, i posti dove si sono fatte manifestazioni, dove si è. Però ecco, le manifestazioni restano in loco, sono importanti, anzi ce ne vorrebbero di massa, ancora con maggiore partecipazione. Però poi ci deve essere un momento in cui ci vogliono le risposte istituzionali di chi è in grado di mettere la firma sulle autorizzazioni così come sulla revoca. È ovvio che se dobbiamo chiedere con forza al Ministero della Difesa così come al Presidente della Regione di revocare queste autorizzazioni o quantomeno di sospenderle, non c'è dubbio che dobbiamo interloquire proprio con i livelli nazionali e questo ieri abbiamo fatto. L'altro aspetto molto bello, piacevole della vicenda è che non è stata una riunione solo tra parlamentari, è una delle poche volte in cui si ascolta molto il territorio, si ascoltano i sindaci, ma soprattutto io ho ottenuto, perché queste due audizioni vengono convocate su mia richiesta che ho inviato a fine giugno, avendo interessato tanto la Commissione Salute quanto la Commissione Ambiente, quanto le due che ieri abbiamo, da cui siamo stati ricevuti, ho chiesto che non sentissero soltanto, intanto che non facessero una riunione fra di loro senza sentire appunto le istituzioni locali e soprattutto le associazioni ambientaliste. E sono state delle delegazioni formate principalmente da coloro che hanno animato le proteste in Sicilia in questo periodo. Quindi anche questa è una nota positiva. Di solito i manifestanti non vengono mai ascoltati nelle sedi istituzionali ed è un limite della politica romano-palermitana. Questa protesta che dal basso praticamente mentre, approda dei canali che sono non, diversi. Non ci siamo limitati al canale istituzionale, ma come avevo promesso anche a questi giovani e meno giovani che hanno protestato tante volte a Niscemi come a Vittoria, la vicenda doveva assurgere a un livello nazionale e questo livello nazionale doveva essere interpretato da loro stessi, non dovevano delegare a noi politici, diciamo così. E quindi ieri la delegazione era nutrita perché era
composta oltre che da me e dal sindaco di Niscemi, in rappresentanza di tutti gli enti locali, sono più di 20 comuni e 3 province che si sono espresse contro il MUOS, erano invitati anche non solo il professore Corrado, uno dei due estensori della relazione che mette in luce, in evidenza i pericoli del MUOS, ma anche Cirino Strano in rappresentanza del WWF regionale, Peppe Cannella in rappresentanza dei comitati no MUOS, e importante presenza anche quella di Antonio Mazzeo, il giornalista che da primo, giornalista freelance, che da primo si è occupato della vicenda. Ieri hanno avuto finalmente la possibilità di interloquire con le istituzioni parlamentari, e devo dire che l'interlocuzione è stata molto molto ampia, positiva, interessata. Abbiamo avuto a che fare con una serietà di interlocuzione parlamentare. Capita troppo spesso, ormai purtroppo io resto sconcertato, anche se faccio politica ormai da qualche tempo, però resto sconcertato dalla superficialità con cui a volte i parlamentari si approcciano con i problemi locali e dei territori. Di solito ti fanno parlare 5 minuti e poi sono affaccendati per altre cose, prendono nota, prendono appunto, e raramente hanno un seguito queste vicende. Invece ieri c'erano delle commissioni a completo, molto qualificate, con dei parlamentari, con dei deputati e dei senatori che erano molto interessati alla vicenda, che avevano studiato le relazioni che io avevo inviato pochi giorni prima in previsione dell'audizione, e che ci hanno promesso che intendono affrontare con serietà la vicenda. Ci è sembrata seria la cosa, vedremo nei prossimi giorni. Speriamo, anche perché comunque di MUOS Niscemi si comincia a parlare, è uscito fuori, diciamo, dai confini proprio di Niscemi recentemente, ovviamente da qualche mese, un annetto se vogliamo farla lunga, però in realtà questo impianto c'è dal 91, adesso deve essere potenziato, però diciamo che i danni già cominciarsi. Si parlava anche del paesaggio che è modificato attorno alla sughereta, che è una riserva naturale, quindi comunque i danni sono tangibili, e ancora stiamo assistendo praticamente a un primo assaggio di quello che potrebbe essere il MUOS in tutta la sua potenza, e sicuramente appunto si deve andare avanti. Nella relazione che lei citava prima appunto degli professori Zucchetti e Corrado, sono evidenziati quelli che possono essere i danni? Sì, sono evidenziati da loro, sono evidenziate le incongruenze, le insufficienze dei controlli regionali, e i danni sono già quelli esistenti. Intanto esistenti, già c'è una sughereta, è un territorio, una riserva protetta, una riserva naturale tra l'altro di interesse comunitario, che in questo momento è sventrata in più parti, viene realizzato appunto un insediamento militare, con un ambiente che viene snaturato e viene distrutto. Oltre a questi danni, che sono quelli già esistenti e soprattutto sono danni ambientali, la nostra preoccupazione, al di là di chi è più o meno con una mentalità ambientalista, ci possono essere i puristi assoluti dell'ambiente, così come ci possono essere coloro che ritengono che l'ambiente a volte possa essere sacrificato a favore di sviluppo, di interventi, eccetera. Noi riteniamo che ci sono tante altre zone dove poterlo fare senza danneggiare l'ambiente. Tra l'altro, ma comunque, una piccola parentesi, generalmente questi impianti nascono in zone desertiche del globo. Gli altri tre impianti previsti in tutto il mondo sono previsti proprio in zone assolutamente desertiche, zone per esperimenti militari, non antropizzate come la nostra. Quindi già questa è un'anomalia. Quindi già questa è una fortissima anomalia. Oltre a questo danno all'ambiente, c'è da registrare intanto un livello di emissioni elettromagnetiche che già queste antenne sviluppano, che potrebbe essere pericoloso già di per sé per la popolazione circostante, e non è un caso che in queste nostre zone, da Gela a Vittoria e ancora più in là, devo dire che le neoplasie, le leucemie, insomma, stanno cominciando ad avere purtroppo uno sviluppo. Sono una serie di fattori concomitanti, non può essere certamente, non voglio dire, sono certamente le antenne del, però ecco, questo inquinamento da elettromissioni, diciamo, ed emissioni radioonde, deve essere qualcosa che dobbiamo cominciare a tenere presente, perché in realtà non si vede, non è come il fumo, che ci dà fastidio la fumarola ed è pericolosa e dobbiamo chiedere che le autorità preposte le combattano, ma questo non si vede, non si sente, però è una forma di inquinamento, ed è una forma di inquinamento che a lungo andare crea dei problemi alla salute.
E allora già vi sono dei sospetti che queste onde elettromagnetiche, essendo proprio al massimo delle soglie consentite e probabilmente avendo dei picchi oltre le soglie consentite, possono creare già dei danni. Mesi fa è uscita un'intervista su un emittente regionale nella quale veniva intervistato un militare che aveva prestato servizio alla base di Niscemi, un militare italiano, e che risultava affetto da leucemia. Poteva essere un difetto genetico, certo, un caso, insomma. Però ancora vi saranno degli accertamenti per verificare se vi è un nesso di causalità, ma quindi già il sospetto, la preoccupazione c'è ed è evidente. Con le antenne MUOS, il cui raggio di puntamento è tra l'altro diretto verso il nostro territorio anche, coinvolge praticamente da poco prima di Gela fino a Modica, quindi un ampio raggio, i pericoli paventati quali sono? Continua ad esserci un fortissimo pericolo per l'ambiente, si aggiungono un pericolo alle apparecchiature elettroniche, tant'è vero che questa base è stata spostata da Sigonella proprio perché poteva interferire con il traffico aereo di Sigonella e della vicina Fontana Rossa. Ora qua non è che si sono spostati più di tanto, sono a Niscemi, sono a 50 km da Sigonella, a 60 da Fontana Rossa e a 17 dall'aeroporto di Comiso. Terzo pericolo, che è quello più nefasto e che temiamo, che vogliamo combattere di più e che abbiamo posto all'attenzione della Commissione al Senato, che si è detta molto, molto interessata su questo, è il danno alla salute delle persone, perché queste emissioni possono provocare due danni di tipo dannoso, appunto. Una, quella da un eventuale incidente, per cui il puntamento dell'onda della parabola, per un incidente qualsiasi, si sposti, anziché essere inclinato verso l'alto, cada verso il basso. L'emissione diretta nel raggio di poche ore crea dei danni immediati alla salute dell'uomo, questo nel raggio di pochi chilometri, quindi la popolazione di Niscemi ricadrebbe in caso di un incidente qualsiasi, che è sempre da scongiurare ma che è sempre possibile, ci sarebbe intanto un danno immediato fortissimo per tutta la popolazione nel raggio di pochi chilometri. Poi c'è invece questa emissione così forte che si espande anche se in maniera indiretta e per lungo tempo, anche per i chilometri del raggio di azione circostante. Che sono quello che provocano le malattie a lungo termine. Ci rientriamo anche noi. Allora è ovvio che 20 anni e 30 anni di esposizione a queste onde noi non sappiamo se possono provocare, anzi ci sono relazioni mediche e scientifiche che dicono espressamente che provano tumori, provano incidenza tumorale e soprattutto leucemie. Quindi, se dal 91 ad oggi insomma già c'è stato un incremento. È ovvio che anche nell'indifferenza che ahimè il registro di alcuni livelli regionali e altro, io ed altri sindaci ci stiamo battendo perché ciò non avvenga o perché comunque ci si diano le più ampie rassicurazioni che non succederà nulla. Ed è su questo punto, devo dire, proprio punto finale della Commissione al Senato, che si è convenuto, perché tanto il senatore Ferrante del Partito Democratico quanto il senatore Scano, un sardo che si è battuto anche lì in Sardegna per fatti analoghi, anche se non è il MUOS ma altre installazioni dannose militari, hanno proposto, raccogliendo le nostre istanze, hanno proposto che si voti in commissione quanto prima una moratoria per far sospendere, per chiedere al governo nazionale e al Ministero della Difesa che inviti a sospendere tutte i lavori fino a qua, in virtù del principio precauzionale, di precauzione che è un principio comunitario, fino a quando non vi sia l'assoluta certezza che non si provocherà danno alla salute. Questo a livello nazionale, però parallelamente state portando avanti anche una interlocuzione a livello regionale, c'è stata un'audizione per quanto riguarda la regione siciliana, c'è stata anche un'assemblea regionale che si è espressa per la revoca. A che punto siamo? Cioè, si sta muovendo qualcosa a Palermo? Guardate, noi ci siamo rivolti a livello nazionale perché abbiamo grandissima sfiducia nei confronti di questa regione, lo devo dire chiaramente. Io ho chiesto l'audizione anche alla regione e devo dire che grazie all'onorevole Ammatune e all'onorevole Di Giacomo hanno fissato a brevissimo l'audizione regionale. Io la richiesi appunto a giugno e sia alla regione che al Parlamento nazionale, e alla regione siamo stati ricevuti proprio a fine giugno. Questo nostro incontro
intanto appunto mi ha fatto toccare con mano, nonostante la presenza di alcuni parlamentari fortemente interessati come Matuna, Di Giacomo, Lupo e altri, però mi ha fatto notare con mano come molti componenti erano lì per passare tempo in realtà, una differenza tanto, sostanziale tanto per assolvere a un fastidio che gli avevamo recato chiedendo questa convocazione. Quindi e questo, tra i parlamentari regionali e quelli nazionali c'è già una differenza. Beh, no, non c'è dubbio che se c'è forte insoddisfazione in tutto il popolo siciliano verso ciò che fa il Parlamento regionale, insomma, un motivo ci sarà. Diciamo che dai tempi del Ma devo dire che pur questo Parlamento regionale che non ci piace, che insomma che non è che si sia mosso bene o in maniera estremamente solerte, segna comunque, pur nella sua, secondo me, scarsa sufficienza, segna 10 punti a favore rispetto poi al governo regionale, perché a seguito della nostra audizione, dei problemi che anche lì abbiamo posto e delle sollecitazioni, grazie appunto ad alcuni parlamentari regionali che in maniera meritevole però, quelli interessati a quella commissione, hanno poi posto in sede all'Assemblea regionale, nell'ultima seduta del Parlamento regionale, il Parlamento regionale si è espresso con un ordine del giorno per dire no al MUOS e quindi invitare ovviamente chi ha la rappresentanza della regione, ossia il presidente Lombardo e i suoi assessori competenti, a revocare o sospendere le autorizzazioni. Non ci risulta che dal 30 luglio, data nella quale l'Assemblea regionale, il Parlamento regionale si è espressa, ad oggi sia intervenuto mezzo provvedimento regionale di sospensione o di revoca del MUOS. Allora questa è una delle vergogne siciliane del governo siciliano e devo dire che è stata proprio una delle cose che ci hanno stigmatizzato e ci hanno censurato in sede parlamentare ieri, perché ci dicevano: noi vi aiutiamo, ci rendiamo conto del tema importante che state ponendo, ma che governo regionale avete se un Parlamento ha detto, cioè quello che chiedete a noi di fare, loro lì il Parlamento siciliano l'ha già fatto e non si sta muovendo foglie, nessuno interviene di chi ha il potere di firma in Sicilia su queste cose, sono il Presidente della Regione e via via lì dicendo tutto il governo regionale, perché ci sono volute 3-4 autorizzazioni di vari assessori regionali ovviamente per portare avanti questi lavori. Allora il MUOS rischia, la vicenda del MUOS rischia per l'ennesima volta di diventare una vergogna siciliana, oltre che un problema di rischio per la salute e di intervento. Allora a tutti i livelli noi vogliamo ora portare avanti ancora questa campagna di sensibilizzazione. Questo governo siciliano, che ancora per un altro mese sarà in carica in maniera veramente strana, dovrebbe portare avanti e definire quello che il Parlamento siciliano gli ha ordinato di fare. C'è un ordine del giorno dove gli dice che tutto il Parlamento siciliano è contro il MUOS. Se non lo farà, sarà un obbligo del nuovo Presidente della Regione, ma ecco, a ignominia di chi non l'ha fatto pur avendone i poteri. Senta Sindaco, alla luce di questa doppia audizione romana, si sente ottimista o pessimista sulla vicenda? Io non sono facilmente ottimista su questa vicenda, perché mi rendo conto che stiamo lottando con le armi spuntate contro invece chi detiene il potere però non militare. Sarebbe la prima volta insomma che un piccolo comune si mette contro un colosso, infatti, in questo caso la vicenda della Panther Oil. Sì, e stiamo cercando, ecco, di ripercorrere una battaglia difficile. Tra l'altro, ripeto, lo dico con una sorta di autocritica, in ritardo, perché è dal 2009 che il problema è stato posto, ma in realtà gli enti locali sono stati adeguatamente coinvolti e ce ne siamo cominciati a occupare l'anno scorso. D'altronde, in quel momento, devo dire grazie alle associazioni ambientaliste, perché sono state loro che prima sembrava così una delle solite magari battaglie, poi invece ci hanno adeguatamente informato, soprattutto Mazzeo, questo giornalista che ha scritto fiumi di interventi sull'argomento. E da quel momento in poi stiamo cercando di condurre una battaglia. Non c'è dubbio che quali sono le difficoltà. Vabbè, una evidente, siamo contro il potere militare USA, non è facile. Non solo per lo strapotere militare, giustamente, non solo perché da quando abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale noi siamo di fatto, dobbiamo essere assoggettati per trattati internazionali a delle basi militari, ma anche perché immagino che ci siano investimenti economici fortissimi da parte delle agenzie e delle società, delle multinazionali americane che fabbricano questo tipo di realtà.
Poi ci troviamo di fronte a delle difficoltà burocratiche, perché non ci dobbiamo nascondere che il comune di Niscemi inizialmente aveva dato l'assenso, perché la regione ha dato tutti i pareri favorevoli, perché il ministero, ci sono protocolli ministeriali tra il Ministero della Difesa e il Presidente della Regione, firmati nel 2011, non chissà quando, che attestano appunto che i lavori devono andare avanti e che anzi ci saranno delle misure di compensazione, queste cose qui. Quindi si svende il territorio regionale per qualche opera pubblica che poi in realtà non è stata neanche fatta. Quindi ci troviamo dinanzi anche a degli impegni assunti tanto dal governo nazionale quanto dal governo regionale. Ci rendiamo conto che per smuovere e far tornare indietro tanto il governo nazionale quanto il governo regionale, farli diventare delle controparti di quel potere militare che invece vuole installare queste apparecchiature, è tutta in salita. Se poi la questione coinvolge soltanto il sindaco di Vittoria, il sindaco di Modica, il sindaco di Niscemi, di Raguso, di Gela, è poca cosa rispetto a questo. Ecco perché dal momento delle manifestazioni, delle proteste, la tre giorni a Niscemi, le iniziative a Vittoria e via dicendo, si deve passare da un lato, ecco, il mio suggerimento anche a tutti, visto che ormai sono diventato uno dei promotori delle attività, dal punto di vista istituzionale si deve passare, come siamo passati, ad alzare il livello di attenzione e di impegno. Se noi accanto a noi cominciamo ad avere una commissione parlamentare al Senato e una commissione parlamentare alla Camera dei Deputati che, investite della situazione, sposano le nostre preoccupazioni e cominciano a interloquire in maniera molto autorevole con il governo nazionale, con il ministro della difesa, abbiamo qualche chance e qualche possibilità. Se il Parlamento regionale si è espresso, abbiamo chance e possibilità che i futuri presidenti della regione, già Crocetta lo ha detto chiaramente, gliel'ho posto come problema, sapete il mio rapporto di amicizia, di sostegno politico, di colleganza, ha posto chiaramente che se verrà eletto sarà immediatamente revocata l'autorizzazione per il MUOS. D'altronde ha un deliberato del Parlamento regionale che lo accompagna e lo sostiene questo, su questo. Certo. E poi penso che quello che ci voglia, anche se sono i tempi difficili per l'antipolitica che c'è, per il disimpegno che vediamo su molte questioni, per lo scetticismo, in parte anche giusto, della gente nei confronti delle istituzioni, ci vorrebbe una grande manifestazione di massa che coinvolga veramente mezza Sicilia, come quella che fu all'epoca dei missili Cruise a Comiso, dove Pio La Torre portò decine e decine di migliaia, 100.000 e passa persone a manifestare. Ci vorrebbe una grossa manifestazione nazionale che ponga veramente con attenzione il tema della protesta. Non c'è dubbio che se noi non aumentiamo il livello istituzionale e la gente non partecipa a queste iniziative, siamo costretti ad essere perdenti su questa linea. Io quindi da questo punto di vista metto le mani avanti e dico è difficile. Però insomma speriamo. Non voglio illudere nessuno, se no. Però dobbiamo invece, ecco, ma questo non ci serve per farci cadere le braccia, ma anzi per decuplicare le forze e l'impegno su questo tema. Benissimo, siamo in chiusura. Grazie al sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Focus ritorna domani sera. Arrivederci.